nella preghiera di oggi rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia: Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu che hai costituito Maria madre di misericordia, fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna. Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme costruiscono la santità dell'amore. Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. E Maria, attenta alla tua parola, serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per tua intercessione prendi i veri del Cristo tuo Dio. Hai incoronato Maria, regina del cielo. Grazie ai nostri fratelli del tutti, godano la felicità eterna dell'Assemblea di Stato. Vai, vai. Insopportabile.
Thank you.
cammino di fede non è una carnevalata, non è una parata. Vogliamo camminare con Maria. Questa mattina, durante la preghiera proprio iniziale della giornata, ho trovato una frase: ti seguiamo Maria Immacolata, attratti dalla tua santità. Questo è lo spirito con cui vogliamo procedere, fare questa processione. Non vogliamo metterci in mostra, vogliamo soltanto lodare e ringraziare il Signore. Camminiamo con Maria per le vie del nostro paese, la portiamo nei luoghi della nostra vita e vogliamo con lei andare da Gesù. Maria ci porta a Gesù. Difatti alle 5 poi si celebrerà l'Eucaristia nella nostra chiesa. E allora procediamo cantando, pregando, cerchiamo di partecipare tutti. Pensiamo alla vita di Gesù, alla vita di Maria. Pregare non è soltanto dire parole, ma è far parlare il cuore, far parlare il profondo di noi stessi. Saremo accompagnati durante il cammino dalle parole anche di Papa Francesco. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pensare all'annuncio che l'angelo dà a Maria, soprattutto quella parola rallegrati, rallegrati Maria, il Signore porta gioia, il Signore realizza l'uomo, realizza ciascuno di noi. Andare lontano dal Signore e andare incontro al nostro spacello. E allora preghiamo perché il Signore ci aiuti a porre ascolto, a vivere con gioia anche insieme in mezzo alle nostre difficoltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Thank you.
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ascoltiamo sempre l'invito, l'esortazione alla riflessione di Papa Francesco. Maria, accompagna, lotta con noi, sostieni i cristiani nel combattimento come forze del male. Ecco, la preghiera con Maria, in particolare il rosario,
ha anche questa dimensione agonistica, cioè di lotta, una preghiera che sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi complici. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora pensiamo quando Maria, insieme con Gesù, sono stati invitati alle nozze a Cana. Viene esaurito il vino, non hanno più vino, si accorge Maria. Il vino è il segno del motivo della festa, del motivo della gioia. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Thank you.
padre Roberto dei Cappuccini, rettore dello studio teologico del Redentore. Qualcuno ci domanderà, ma perché i Cappuccini? San Barare ha un dovere di riconoscenza profondo verso i Cappuccini, perché quattro anni fa, e uno di questi è padre Roberto, San Barare veniva servito specialmente nella zona di